senso, la messa in prospettiva, la contestualizzazione, i lessici e le grammatiche fondamentali del sapere storico, la costruzione di grandi cornici di senso, eccetera. Potremmo andare avanti per un po' citando questo insieme di cose e sapendo che dentro questo poi ci vogliono mettere i romani, i cartaginesi o Luigi XIV, però è questo l'elemento fondamentale che tu devi insegnare. Si apre una nuova frontiera di sapere pubblico. La rete si propone come la nuova metafora dell'acqua. Noi ne abbiamo conosciute tante in passato, le radici, le origini, i popoli, eccetera, metafore. E il problema di queste metafore, come abbiamo imparato negli ultimi vent'anni, è che tendono nel linguaggio comune, nell'uso pubblico, ad essere essenzializzate. Cioè le metafore, che sono strumenti per capire, diventano delle realtà. E uno comincia a pensare che le radici esistono veramente. E sono delle cose che abbiamo sotto i piedi, bisogna stare attenti. Se no i musulmani ci continuano le nostre radici, ognuno ha le sue radici, curiamoci le radici di cervello, eccetera. Nel momento in cui la rete si propone come metafora della realtà, attenzione, metafora, e fino a che rimane metafora utilizziamola come metafora. Ma questo vuol dire che termini come democrazia in rete sono termini metaforici, non è democrazia in rete uguale a democrazia comunista. Lo scambio in rete non è lo scambio sociale. Ciò che avviene in rete è qualcosa che avviene in rete e che metaforicamente può essere applicato ai rapporti reali tra le persone. E questo deve essere, secondo me, un elemento critico fondamentale da tenere presente, perché immagino che perlomeno il discorso pubblico che sta diventando dominante è un discorso pubblico che fa ampio riferimento a questo spazio di lavoro.